Il Giappone, seconda potenza economica asiatica, chiama l'Italia per portare avanti uno studio sulla Corea del Nord. Sembra un paradosso, ma pare che tra i due paesi non corra buon sangue, a causa dell'ormai celebre dittatore Kim Jong-un, e per farlo viene interpellato l'altrettanto celebre senatore Antonio Razzi. Ho visto uno sviluppo enorme da allora fino ad oggi. Oggi è diventata una città modernissima, i semafori funzionano, allora non c'era la corrente, funzionava solo 2 ore al giorno. Oggi invece è arrivata una città quasi come l'Occidente. Ecco, questo è quello che si vorrebbe, loro hanno costruito molti alberghi e si aspettano anche i turisti. E io penso che un paese che fa questi alberghi e che si aspettano turisti, veramente io posso dire che ogni volta che vado lì e vado all'Hotel Corio, dove c'è stato anche TV6, è stato presente lì col direttore Giovannosa, abbiamo trovato delegazione di americani di San Francisco. E dico, oh, ma gli americani vengono pure qui in vacanza, vuol dire che è una parte positiva, perché noi siamo, diciamo, a favore degli americani che si incontrano e che dialogano con la Corea del Nord e con il loro leader che è il maresciallo. La notizia che balza subito agli occhi è che una potenza economica come il Giappone ritenga la Corea del Nord un interesse di carattere economico e dunque degna di essere analizzata. E dall'altra il fatto che l'Italia, con più delegazioni, sia stata una delle poche nazioni ad ottenere l'accesso nella terra che risulta essere ricca di limiti, divieti e difficilmente accessibile. Sono un rappresentante del governo giapponese e ritengo il senatore Razzi una figura chiave all'interno delle relazioni bilaterali tra Corea del Nord e Italia. Il Giappone è un vicino della Nord Corea, ma dato che non ci sono, diciamo, relazioni diplomatiche bilaterali, il governo giapponese vuole avere maggiori informazioni riguardo, diciamo, lo stato della Nord Corea e cosa vuole fare nell'ambito delle relazioni internazionali. Secondo il rappresentante del governo giapponese, l'Italia ricopre un ruolo di tutto rispetto nella scala delle economie europee e forse l'abilità di allacciare relazioni con governi esteri gioca un ruolo importante. Ma significa molto, cioè io sono orgoglioso di fare questo e che sia un abruzzese a fare questo, mi sembra una cosa bellissima, è un sogno, se si riesce veramente a riappacificare le due Coree e se si riesce almeno a dialogare e ricominciare a sedersi al tavolo di trattativa, io penso che questo è il massimo che si potrebbe ottenere. Io a ottobre vado un'altra volta che c'è la festa nazionale dei 70 anni del Partito dei Lavoratori, che già mi è arrivato l'invito, e io spero che questo ci aiuti ancora di più.